Non posso credere che abbiano cacciato Adalberto. È carina. La nostra clientela sarà gente sofisticata, di gusto. La sua assistente? Che faccia da carogna! Ma Linda, senza di me è perduta. Qui comando io. Tu non capisci niente di arte e vorresti venderla. Anche la musica è arte. La perfezione tecnica incontra il concetto. Non è meravigliosa? Non è meravigliosa. Cosa succederebbe se così, all'improvviso, le proiettassimo dietro di lei durante la presentazione? Oh, ecco, ascolta, Ferdi, siediti. Sì, te stesso, rilassati, apriti. Rigida. Rigida? Rigida io? Avanti, marche! Andiamo in onda fra 3, 2, 1. Allora. Ah, allora. Da piccola, le mie amiche, nelle loro camere, avevano il poster dei Backstreet Boys. E io avevo quello di Peggy Guggenheim. Buona serata a tutti. Voglio dividerli a metà! Questo è un vedova? Fossi io vedova! Ta-da! Si chiama Total Black. È l'opera d'arte del decennio. Cardi, io non devo copiare un'opera. Vuoi davvero fare qualcosa di importante per me, Emanuele caro? Certo. Lasciami direttamente la bottiglia. Salve, prof. Questo è lo squarcio del tuo cuore. Vuoi festeggiare nudi? No, senza questi vestiti da lavoro, Linda. Ah. Ci sono tutte le indicazioni su come accogliere Bertoni. Ok, tranquillo. Hai detto che hai perso un foglio, giusto? L'hai più ritrovato? Sì. Ma tanto, ormai ci vuole una settimana per fare tutto quel lavoro. È mezz'ora che sposto sto sacco, cosa vuoi che cambino 3 mm? 0,4. Adesso dobbiamo aggiustare la falla sotto al tappeto. Il tappeto! È quello? Sì, è lui. È fermo in quella posizione da 20 minuti. Ah, vabbè, è normale. D'accordo, Quell'opera lì in fondo che da un punto di vista concettuale la definirei pesante. Ma in senso buono, Voi due, vivendo insieme, avete fatto nascere un mostro a due teste. Ti dà fastidio se ti aiuto? Sono un uomo, Linda, so risolvermi i problemi da solo. Oh, un uomo. Arriva! Quando sono agitato dico cose che non penso. E cos'è che ti agita? La mia musica. Scusa se non trovo le parole. Scusa, non riesco a dirtele. Che simpatico. Di solito anche più sveglio. Attento che la sprechi! Antonio Corpora, immagino. Eccellente. Bene, va bene, va bene, va bene. Signori, allora chi vuole andare con Katrin? Tu mi piaci, Linda. Ma quindi non sei interessata a Manuel come uomo? Che se ne fa un barbone dei tuoi quadri, Non ha manco una casa in cui appenderli. Ah, beh, immagino che farà quello che faceva con tutti gli altri quadri. Ah, li rivende? No, gli dà fuoco per scaldarsi. Buona questa vodka lemon? No, non è vodka lemon, è detersivo per piatti. Ah. Aveva un sapore familiare. Oddio. Volevo chiedere scusa per poco fa. Quando mi ha giudicato? Cercando di rabbonirmi con dei complimenti a buon mercato. Ecco, quella cosa là. Mi manchi. Ah, sì? Manco anche a tua moglie? No, mia moglie se n'è andata. Ninja. Ninja obesi. E quando sarebbe questa cretinata? Stasera, prima fila. Se siamo fortunati ci arriveranno gli schizzi di sudore. Ah, bello. Quindi cosa mi consigli di fare? Adoro. Allora... Sì, te stesso. Solo questo. Guarda, lasciamo perdere. Non vorrei che ti distressi troppo. Fai sempre il simpaticone e ora te la fai sotto perché hai paura di fare brutta figura con quel discografico. No, non è per questo. È per la galleria, per Linda. Ma tanto lei non ti vorrà mai. E sempre col sorriso. Sai perché, Fucsia? Perché stavo costruendo qualcosa. Allora, buona fortuna, Manuel. Saranno i 6 mesi più belli della tua vita. Speriamo. Chissà come starò con le treccine.